Ciao amici, ben ritrovati. Oggi una comparativa speciale fra questi tre bellissimi obiettivi. Mi direte, ne vedete solo due, avete ragione. Dovete immaginare che qui in mezzo ci sia il 200-500 della Nikon. La ragione per la quale non c'è è presto detta, se vedete il video ve la spiegherò. Perché questi tre obiettivi? Perché rappresentano un pochettino la scelta di chi vuole avere un obiettivo di qualità per raggiungere delle focali che generalmente fino a qualche anno fa erano relegate e patrimonio soltanto degli zoom, quelli fissi, di zoom molto costosi, 200-400 Canon, 200-400 Nikon, 400, 500, 600 mm a focale fissa, costosissimi, pesantissimi. Poi è arrivato prima Sigma, poi Tamron, poco alla volta siamo arrivati ad avere degli obiettivi veramente a punto. Il terzetto di oggi, in attesa che Canon sforni questo benedetto 200-600, se mai arriverà, è quello del Sigma 150-600 Sport, Tamron 150-600 e il Nikon 200-500. Parlo proprio e parto dal Nikon, che in vantaggio su Canon ha sfornato un obiettivo che ha venduto moltissimo, un obiettivo pregevolissimo per certi versi, un po' meno per altri. Pregevolissimo perché, a differenza di questi due giovanotti, ha un diaframma costante, da 200 a 500 è un 5-6. Questo purtroppo lo ritroviamo poi anche nel suo aspetto fisico, perché è il più tozzo, il più largo dei tre. È quello che necessita anche di un paraluce che è ancora più voluminoso fra tutti e tre i contendenti, però è anche quello che effettivamente ha una costanza nell'inquadratura, nel tempo, perché il diaframma è sempre quello. Però, a differenza di questi, si ferma a 500 mm. E 100 mm sono pochi, se volete, perché basta accroppare un po' l'immagine, ma diventano tanti quando ci troviamo invece in deficit di focale, anche quando lo montiamo su una camera con sensore APS-C, oppure usiamo il magnifico crop della serie D850 per quello che riguarda Nikon. Perché? Perché comunque diventa un 750 mm, ma qui e qui andiamo a 900 e il divario quindi aumenta ancora di più. Quindi la prima cosa che dobbiamo avere in testa per fare una scelta, mi compro A, B o C, cosa devo farci? Perché ognuno di questi tre ha delle caratteristiche che lo rendono migliore l'uno dell'altro. Diciamo che se fossero messi tutti e tre insieme sarebbe l'obiettivo d'eccellenza. Alla fin fine però, ed è la risposta alla prima domanda, come mai non c'è qui il Nikon 200-500, perché l'ho usato, l'ho comprato, anche dico la verità, l'ho comprato, l'ho tenuto un paio di mesi e l'ho rivenduto. Perché non fa quello che fanno questi? Mi spiego. Allora, innanzitutto 2,3 kg, ma qui ne abbiamo due, qui ne abbiamo tre. Quindi è una via di mezzo, 2,3 kg con un ingombro e una maneggevolezza che è distante da quella del Tamron. Il Tamron ha tirato fuori un prodotto che veramente è il nuovo, secondo me, il G2, il nuovo punto di riferimento. Il Nikon è più ingombrante, paraluce veramente mastodontico, leggero e plasticoso, sì, d'accordo, ma almeno è leggero, però è mastodontico. Anche gli ingombri, metterlo nello zaino significa occupare più spazio di quanto non ne occupi questo. È vero che è un 5-6, però questo qua è un 6,3, parliamo di un terzo di stop, non è che cambi molto. Anzi, se proprio vogliamo vederla tutta, a 150, perché parte più in basso, questo è addirittura un 5. Quindi pro e contro, la stessa cosa vale per questo, le stesse caratteristiche di quest'altro. E in più mi danno 100 mm in più, che vi ripeto, possono essere niente, però poi alla fin fine invece valgono, hanno il loro peso quando facciamo caccia fotografica, azione, sport, cioè dove ci serve proprio raggiungere in lontananza il bersaglio. Non solo, per fare un po' di paesaggio, lasciamo ora da parte questo che pesa parecchio e significativamente, 150 mm sono meglio dei 200. È vero anche che avrei una certa continuità
tra un bel 2470, un 70-200, avrei un bel 200-500, cioè nessuna sovrapposizione di focale. È anche vero che comunque se avessi un 70-200, col 70-200 si fanno delle cose, col 150-600 se ne fanno altre. Il motivo per cui non l'ho preso è essenzialmente gli ingombri. Il peso, dico la verità, non, quei 300 grammi in più rispetto a questo non si fanno sentire, si sentono molto di più, si sente molto di più il chilo che porta in dote il Sigma. Quello che non mi ha colpito molto e che mi ha deluso, devo dire la verità, è l'autofocus. È un autofocus un po' lento. Se non avessi provato questo e avessi provato soltanto il Sigma, che ha un bellissimo autofocus, ma un gradino sotto quello del Tamron, bah, forse avrei anche potuto, diciamo, decidere sul Nikon piuttosto che sul Sigma. Ma l'autofocus di questo è veramente a posto. Lo stabilizzatore è veramente efficace, al pari del Nikon. Devo dire che non ho trovato differenze. Devo dire invece a favore del Nikon che il look fotografico, cioè la foto, è un po' più bella. Non so dirvi da cosa possa dipendere. Anzi, probabilmente dipende dalla coerenza che il produttore, cioè Nikon, fa e il trattamento che Nikon riserva ai suoi obiettivi, perché comunque è un obiettivo in nanocristalli, è un obiettivo che ha una incisione migliore di questi due, forse. Se la batte anche con qualche obiettivo fisso, anche col 300 mm f4, se la batte alla pari, perché è veramente un bell'obiettivo. Però ci sono questi piccoli aspetti che diventano aspetti non trascurabili. Gli ingombri, ogni volta che dobbiamo prendere, alzare, fare, eccetera, è più ingombrante, ma non tanto nel peso, nel portarlo su, nel portarlo al mirino, non è tanto quello, quanto proprio l'ingombro in sé dell'obiettivo. E poi il fatto che l'autofocus non sia neanche lontano parente di questo. Va a target, va a bersaglio, ma lo fa coi suoi tempi. Significa veramente rinunciare a qualche scatto ogni tanto. Uno su 10, forse due su 10 lo perdete. Qui è una lama, anche questo. Con quell'altro bisogna aspettare un pochettino i suoi tempi. Per il resto sono tutti e tre gli obiettivi eccellenti. Dove si rifà un pochettino il Nikon? Si rifà per esempio nel paesaggio, dove per alcune focali, ma non per tutte, è superiore al Tamron, è superiore anche al Sigma, ma non per tutte. Soprattutto ha una distanza di lavoro che non è, per il mio tipo di attività, non è ottimizzata fra i, diciamo, i 5 e i 12-13 metri, che è un po' il mio modo di sfruttare questi teleobiettivi quando sono in appostamento, oppure anche quando desidero fare qualche ritratto ambientato a delle foglie, a degli elementi che caratterizzano il paesaggio. Infatti, il rapporto di riproduzione del Nikon è appena sotto i valori di questi due, comunque sotto per esempio quello del Tamron. Quindi mettendo insieme un po' tutte queste cose, ecco perché alla fin fine, mettendo anche il costo che ha sempre il suo peso, ecco perché sono andato per Nikon sul Tamron, mentre per Canon sono finito sul Sigma. Direte, non esiste ancora un corrispettivo Canon? Sì, è vero, anche se Canon per fortuna ha in catalogo questo magnifico 100-400 che tiene testa fin dove può anche a questi due esemplari. Quindi tre obiettivi, tre esigenze diverse. Vi ho parlato poco del Sigma, perché il Sigma fra Nikon e Tamron è quello che comprerete soltanto se fate appostamento. Fate appostamento e non caccia vagante, fate appostamento e non avete comunque bisogno di inseguire anche in alto, perché comunque portare in alto, che sia su un monopiede, quindi inclinando, cosa che non vi consiglio perché il peso c'è ed è rilevante. È un obiettivo più da cavalletto, da postazione fissa, un obiettivo da video, perché è veramente molto bello, molto piacevole anche da focheggiare, cosa che col Tamron si fa meno bene. Con Nikon siamo a metà strada, però per
Questo è un obiettivo da appostamento. Infatti, le cose, vi invito a vedere tutta la serie che sto girando sul vero gardening, perché è una cosa che sta andando molto come interesse, quello del giardino così per gli uccellini, ma soprattutto per me è un'ottima palestra per mettere insieme contemporaneamente 3-4 obiettivi, 2-3-4 fotocamere, incrociarle, provarle su teste diverse, cioè veramente metterle alla frusta senza dover andare a fare un bel po' di chilometri, un bel po' di trasferta per recarmi in un'oasi, e non posso certo portarmi 4 zaini fotografici da 10 kg l'uno, perché non ho più l'età per farlo e non ho mai avuto le spalle per farlo. Quindi questa è stata un pochettino la mia scelta e spero che sia orientante anche per voi. 200-500 Nikon, bellissimo il look. Focale che si ferma un po' prima, però diaframma, apertura costante, e sapete che questo ci aiuta molto nelle impostazioni dell'autofocus della fotocamera quando lavoriamo con la combinazione dei tempi più che del tempo diaframma. Questo qua resta secondo me ancora il termine di riferimento, parlo del Tamron G2 150-600, il Sigma lo vedo più per l'appostamento, per la qualità dell'immagine che ci può offrire anche a 600 mm, cosa che questo invece è un pochettino più pregiudicata, il lavoro alla massima apertura e la qualità anche del manual focus, non so se riesco a farvelo vedere, ma è veramente bellissimo comandare questa griglia di fuoco manuale, ci permette proprio di tarare al meglio il fuoco. E a voi tutti, grazie per aver seguito anche questo video. Alla prossima!